Ma io ne sto trovando un milione di significati qua dentro. Tu cosa vuoi diventare che non riesci a diventare, Francesca? Io? Ciao! Buon ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Come vedete oggi ho ospite l'altissima Fra Frog che è qui con me. Da. Ciao Fra! Ciao! È bellissimo poter mettere la mano sulla spalla di qualcuno, quando finalmente. Mi dite, sì, perché quando dal vivo mi dicono pensavo fosse più alto, è vero. Cioè, esatto, lui purtroppo ha dei problemi. Crampi, ai polpacci, sì, scusami. Okay. Allora, sono qui con Fra Frog e faremo un video molto particolare. In realtà c'è già un video molto simile sul canale fatto con Richard HTT. E allora abbiamo detto, ma facciamolo uguale, facciamolo anche noi. Perché non farlo uguale? Diamo voce ai personaggi di Fra. Esatto. Ma prima di iniziare si devono iscrivere al canale, perché altrimenti non possono cliccare sulla campanella, perché altrimenti non vengono aggiornati sui video che escono. Te glielo dici di cliccare sulla campanella? Io no. Diglielo. Cliccate sulla campanella. Lo dico adesso sul tuo canale. Bravo. Cliccate sulla campanella di cliccate. Maurizio. Però devono favore. Essere iscritti, sennò non puoi campanellare. E dopo esservi iscritti. Perché? Prima non si può. Proprio è logico. Dai, vediamo un po' che disegni allora, hai portato. Allora, io ho portato... Bah, senti, va bene questo? Questo tizio un po' sessualmente esplicito, per certi versi? Non sì, troppo. Sembra un po' Zamasu con i capelli lunghi. E allora è anche facile. Beh, mi risulta non difficile, però ha una faccia strana. Cioè, lui chi è? Ha una storia? Prova tu a indovinare la sua storia. Ah, innanzitutto è un alieno. Ha pelle verde. Sì, sì. È un alieno. Con dei pantaloni giapponesi. Non capisco. Ora, se tu non gli hai disegnato i piedi perché non li ha, o perché sono dentro i pantaloni e lui cammina saltellando? Con le ginocchia. No, non mi sembra in ginocchio, perché per proporzione no, questa no. È la lunghezza delle gambe. No, non lo so, a dire il vero, è una roba vecchissima. Forse è un fantasma, quindi fluttua. Forse non sapevo disegnare i piedi quando l'ho fatto. O non esistevano ancora. Però sai cosa? Ha questo viso un po'... Sai perché hai fatto tu? Sembra un po' una sì, rana. Sì, è un po' quindi, un po' schiacciatino. Sì, assomiglia a Zamasu, è vero, però... Ecco, gli andrei un attimino più nel naso come voce a un personaggio del genere, nonostante sia bello fisicato, però non carattere. Allora, lui è un alieno che non ha i piedi. Quindi urla di dolore. No, non li ha, sono qui dentro i piedi, lui cammina così. Oppure vola. A giudicare da questi segnetti che devo avergli fatto, probabilmente vola. Fluttua, è una rana fluttuante aliena. Ecco, secondo me la sua voce è un po' questa. Maledetti umani. Che poi perché deve essere cattivo? Non è necessariamente esatto, cattivo. Magari è solo brutto. Io vivo il dramma della bruttezza. E quindi è cattivo. Perché vive un dramma come tutti i cattivi. Ecco, lo vedo un po' così in questo caso. Tu che dici? Gli sta bene questa voce? Un po' nasale, un po' verso l'alto, un po' verso la testa. Forse la abbassiamo un po', ecco, senza dei picchi, esatto. Senza usare i picchi nasali. Ecco, forse già così è molto meglio. Sembra Zamasu, ma è un po' diverso, più nel naso. Qui, lo lasciamo qui. Già, io vi guardo iscritti. Bello. E si chiama? Si sa. Ma perché date per scontato che dei personaggi devono avere dei nomi? No? Perché l'hai disegnato te! Ma no, ma non è che... No, non ce l'ha il nome, non lo so. Non ce l'ha il nome, poi chiamiamo. Lo chiamiamo Zamasa. Zamasa, ma è nomo. Vabbè, non lo so. Vabbè, è un po' B. Poi cosa abbiamo? Vai, ti faccio fare altri mostri strani. Figo, questo fluttua davvero. Questo fluttua. A me, vabbè, non mi piacciono i piedi. È uno sciamano questo, no? È Richard praticamente. Che so? Non so, capelli e fisico sono uguali. Ok. E questo è uno sciamano? È lo spirito di uno sciamano? Ecco, questo me lo immaginavo così. Lo spirito di uno sciamano, è un po' Mr. Crab. No. Lo spirito di uno sciamano, io che fluttuo e volo, sono fluttuante. Io sono qui per riesumare tutte le anime dei disegni di Fra Frog che sono morti. È vero, grazie, è proprio lui. Resuscitiamolo. Me lo immaginavo così. Questo ce l'ha i piedi, anche se sono strani. Forse questo qui andrà un po' censurato perché mi ha dato dei problemi per un video, però vabbè. Beh, sì, ha palesemente un'erezione questo personaggio. Forse è vero, però ha le tette, quindi in realtà questa, no. Ecco, questa è una voce che non va molto, molto in alto come voce. Ecco, quasi senza timbro, quasi sui fiati, perché lo vedi che gli manca qualcosa. Sciolto, vedi, sciolto. Gli manca di consistenza. Però c'hai i peli sulle spalle. Sì, guardate, ragazzi, ha uno scroto sulle spalle. Ma devi raccontarci qualcosa. Ma questi sono disegni in realtà molto vecchi, quindi non me lo ricordo neanch'io cosa ho fatto. Che furbe. Mi dai un personaggio che non ha scroto? Vediamo.
Non lo so, che ne dici di questo? Che è molto tranquillo. Puoi scegliere di guardarlo è così quello che stavo cercando o sotto sopra, può essere visto in entrambi i modi. Allora, questo è una sorta di trucciolo di legno con un cuore verde in mano. Questo invece è una sorta di... è come se fosse fatto di consistenza di trasmissione dati. Ok? Sì, sì, è presente sì, quella sì. barretta di caricamento quando sposti un file da una parte all'altra? Ecco, lui è fatto di ciò. È fatto di attesa. Sì, non l'avrei buttata più. Non l'avrei buttata molto sul filosofico, quanto più sul fatto che lui fosse fatto di caricamento. E questo è il cuore, bianco però, è bianco. Quindi questo cosa sta a significare? Che essendo lui un trucciolo fatto di legno, il suo cuore è la natura, quindi è verde. Essendo invece lui fatto di tecnologia, il suo cuore è bianco perché non ha sentimenti. E allo stesso tempo, vedete, ha anche delle linee interne come se fosse una scheda madre di un computer. Mentre quello verde è tipo una lattuga. Guarda, notare la caratteristica che hanno tutti e due è il naso. Il naso è molto umano in entrambi. Tu sai cosa hai disegnato o sei andata per astratto? Medio. Io ritengo che siano entrambi lo stesso personaggio, ma in due contesti differenti. Sono entrambi Pinocchio che vogliono diventare umani. E infatti questo Pinocchio qui ha un cuore in mano perché vuole diventare umano. E anche l'altro, solo che l'altro è un Pinocchio creato in un futuro differente. Fanno entrambi luce dagli occhi però. Secondo me stai iperanalizzando. No. Stai vedendo significati dove non volevo metterli. Però li hai messi. Sì. Ci sono. Cioè, tu sì, perché, sì, sì, perché ci sono, ci sono. Non è che se tu fai un disegno e gli fai proiettare luce dagli occhi lo fai così perché è figo. Un senso c'è, vuol dire che guardano il futuro. Vogliono entrambi diventare qualcosa che non sono, per quello hanno in mano un cuore. Però non sanno come funziona. Guarda che figo poi come si lega la cosa, no? Vedete che lui, ho detto che lui è fatto di legno, mentre lui ho detto che è fatto di dati tecnologici. Però guardate il collo, c'ha i cerchi come se fosse del legno tagliato. Prima di rispondere a una qualsiasi domanda sui miei disegni, d'ora in poi ti chiedo una consulenza, così ce lo trovi te il significato. Ma io ne sto trovando un milione di significati qua dentro. Cioè, è come se io leggessi la tua anima. Vogliono entrambi diventare qualcosa che non sono, e sono molto simili tra loro. E lo vogliono ardentemente perché hanno la luce negli occhi che li proietta verso il futuro. Quindi tu cosa vuoi diventare che non riesci a diventare, Francesca? Ma te non volevi fare la voce dei personaggi? No, rispondi alla mia domanda. Io? Un bambino vero? Cambiamo format, adesso facciamo psicanalisi sui disegni. Vabbè, ma no, non gli hai fatto la voce. Hai ragione. Beh, lui è un po' un bambino, quindi ha questa voce qui, più o meno. Anche lui, solo che lui è fatto di dati tecnologici, quindi parla in questo modo. E lui in questo. Oh... sono molto carini. Sì, sì, sono curioso però. Ok. Cos'è che non riesci? Ma questo è una fanart o è... No, no. Bello lui, eh? Vai. Molto bello, perché non me l'hai fatto vedere? Scusa. Guardate che bello. È una sorta di fauno. Yes. Con i capelli di fuoco. È molto triste, eh? Non lo so, perché è un po' inespressivo in realtà. Ma mica tanto. Ma questo vi sembra inespressivo? A me sembra riflessivo, se devo dire. C'è un mondo dietro questi occhi. Che adesso tu ci dirai. E in mano ha una falce e un martello. Ha una falce e un bastone. E una mappa. E una mappa. Stavo chiedendoti se fosse una faretra. Non so perché, anche se non ha l'arco. Ha un bastone, una mappa e una falce. È bellissimo. Sapete chi è lui? Chi è? Lui è la morte dei fauni. Oh. I fauni sono delle creature mitologiche, quindi non hanno la morte di tutti gli altri perché fanno parte di un mondo di fantasia. E lui è il primo fauno. Lui è il primo fauno che, essendo poi morto, ha il compito e l'incarico di prendere la vita di tutti gli altri fauni da lì a venire. Ok. E per trovarli ha la mappa. Certo. Il bastone, perché il bastone è un simbolo di guida. Giusto. Il bastone ti guida, ti aiuta, ti fa andare avanti. E la falce, che è quella per falciare le anime. E non è molto felice del suo lavoro, tra l'altro. E infatti i capelli rossi, questo capello anche così a fiamma, rappresentano l'inferno. È bello. Al quale tutti fanno. Hai una capacità incredibile, lo sai che l'avevo notata anche nel video di Riccardo, però veramente... È l'inferno al quale tutti i fauni sono destinati, perché il fauno non è proprio questa entità così positiva. Sì, sì, certo. Evidentemente, se tutti i fauni sono destinati all'inferno, probabilmente è colpa sua, che è stato il primo. Quindi non è soltanto il compito di prendere le loro vite, non le loro vite, le loro anime, perché non li uccide lui,
che lo rattrista così tanto, ma il fatto che, essendo stato lui il primo fauno, ha condannato tutti quelli a venire. Dovremmo capire perché, che cosa ha fatto. Però è figa la giacca. Quindi la voce. Già, è vero. Beh, io mi perdo di più nell'interpretare. Ma è bellissima questa cosa. Ogni tanto vieni a trovarci, che così almeno... Lui è triste, è molto triste. Però è troppo pesante così, va alleggerito un po'. È triste, ecco, forse questa nota qui è meglio. Ah, qui. Ah, ah. Mille anni fa ero una creatura vivente. Adesso purtroppo sono stato incaricato del difficile compito di prendere le anime dei miei simili. Perché io ho peccato per la prima volta e ho condannato loro all'inferno perenne. Non avrei mai dovuto, mai, masturbarmi davanti a mia madre. Ok. Ho fatto questo e quindi ora va all'inferno. Wow. Poi questo pezzo lo taglio, me lo metto in cuffia prima di dormire, così mi rilasso. Soprattutto il masturbare. Esatto. Questo chi è? Questo è un zombie. Sembra Peter Minus zombie. Che schifo. Che belli però che ci sono qui. Bello questo. Sentirmi, questa è la rappresentazione grafica. Bello, mi emoziona. Questa è la rappresentazione grafica del fatto che a volte, anche se hai le cuffie e stai ascoltando la musica, i pensieri sono comunque presenti e la musica non riesce a distrarti. Questo video comunque è virato da voce ad analisi, ma che comunque a me piace lo stesso, è bellissimo, quindi puoi andare avanti quanto vuoi. Sì, perché io ci leggo tantissimo dentro. Ma è bello, è una botta per l'autostima che... No, questo è meraviglioso. Grazie. Gli manca la videocamera ed è Paolo. E cagare. Vai, prendiamo l'ultimo. Questa fa piangere. Questa fa piangere, ragazzi. Perché un giorno, quando la Terra non ci basterà più e vivremo nello spazio e saremo costretti a indossare caschi per respirare l'ossigeno e poi verremo sulla Terra, dove non si può più respirare l'aria perché l'avete distrutta, l'abbiamo distrutta, troveremo reperti come lo spazzolino e il dentifricio, ma ovviamente non sapremo come usarli. E quindi la scena sarà questa. Quindi il doppiaggio è... Eh? C'è scritto anche la battuta, eh? Io avevo immaginato che semplicemente si era dimenticato di togliere il casco prima di lavarsi i denti, perché a volte capita, no, che magari tipo fai così per stropicciarti gli occhi e c'hai ancora gli occhiali. E secondo me no, perché se noti bene qui c'è, a parte che qui c'è il filtro per l'aria, l'hai disegnato tu. Certo, ma lui si è dimenticato. Guarda, sì, ma guarda che altezza è il dentifricio, è qua, quindi lui non è sa. È un errore. Non mi interessa, è il tuo subconscio che disegna, non tu. Quindi lui non sa esattamente come ci si lava i denti, non sa neanche che serve per lavare i denti. Sembra che si stava lavando gli occhi. Voglio ringraziare tutti voi per aver distrutto il pianeta Terra e aver ridotto quest'uomo così. Grazie. Quindi cos'è che tu vorresti diventare? Maurizio Merluzzo. Grazie, Fra. Ragazzi, questo video è stato più un'analisi che altro. Ho mandato in confusione il cervello di Francesca. Come dire, allo scoperto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale di Francesca, dove tra l'altro c'è l'altro video che abbiamo fatto insieme. E seguiteci su tutti i nostri social, dove lei mette i disegni e io glieli analizzerò tutti. Da adesso in poi io ti vengo a commentare che tutti i disegni con l'analisi perfetta di quello che rappresentano. Che avrò molta più ansia nel che disegno. Il tuo subconscio non riesce a star considerare. Star zitto, certo. Bomba, ragazzi, ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò né con chi, ma lo farò. Ehi, che fai? Non chiudere ancora! Questo video è finito, ma puoi cliccare su queste bellissime immagini per vederne altri che abbiamo confezionato appositamente per te. E come dici? Li hai già visti? Riguardali! Li hai già rivisti? E ce ne sono altri! Ce ne sarà pure uno che non hai visto, no? Dai, su, non farmi cazzare!